Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi per la rubrica film italiani torniamo con il secondo capitolo di Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvadores, ovvero Il ragazzo invisibile seconda generazione, e continua le avventure del primo film. Nel frattempo sto morendo perché fa veramente caldo, però se siete venuti qui senza aver visto il primo film, vi rimando al video in cui ne parlo, no, qui sopra. Chiaramente se non l'avete visto non continuate la visione. Come per il primo film è stato fatto un lavoro di promozione su più livelli, infatti abbiamo un libro che racconta le stesse vicende e una graphic novel che approfondisce alcuni passaggi. Sfortunatamente, ma con criterio, questo film ha fatto meno incassi del precedente e quindi, anche se non ci è piaciuto particolarmente, non ne avremo ancora. E spero che non sia così, ma forse neanche altri ci investiranno più. Ho letto da qualche parte, se non è vero correggetemi nei commenti, che hanno usato un budget di 10.000 euro, che è tantissimo, esorbitante, considerando la trama che ci viene proposta. Non capisco davvero che cosa ci hanno fatto con i soldi. Chiaramente sempre mettendolo in paragone con le altre opere di questo filone, e quindi vi ricordo, lo chiamavano Gig Robot, ha avuto un budget di meno di 2.000 euro se non sbaglio. Quindi, tolte queste premesse, ci troviamo davanti a un prodotto mediocre che non si capisce a quale target appartenga, e addirittura se avessero deciso il target, secondo me avrebbe fatto molto più successo. Il primo film si è concluso con la scena del generale, alias la madre di Michele, e si è scoperto che c'è un secondo bambino, ovvero Natasha, che vive in Marocco. Mi sono detta, cavolo, il primo film era del ragazzo invisibile, il secondo film sarà della sorella. Immaginate la mia delusione quando ho scoperto che non è così. Capiamo che sta subendo delle violenze e il suo potere non è l'invisibilità ma è il fuoco. Scappa per tutta la città e viene salvata da una persona invisibile. E quindi mi sono detta, cavolo, dal primo film in questi anni hanno messo su una task force e stanno salvando gli altri speciali. No, forse mi sono fatta un film diverso io, però perché non è così? Da qui in poi torniamo al punto di vista problematico di Michele, che affronta i drammi adolescenziali e affronta il lutto della sua madre adottiva, perché scopriamo che è morta. Queste le premesse iniziali in cui ci ho trovato già delle incongruenze, ma andiamo avanti. Tra i pregi sicuramente spiccano gli effetti speciali, che fanno la loro parte, ma a parte questo c'è pochissimo da lodare, tranne forse alcuni colpi di scena. Tra i difetti sicuramente la recitazione è al primo posto. Mi dispiace dirlo perché magari non sono nessuno per criticare la recitazione di qualcun altro, ma non ci siamo, non è per niente realistica, soprattutto la ragazza. E sono rimasta delusa anche dai ragazzi del primo film, che hanno avuto 3 anni circa, non so, per maturare, ma non lo hanno fatto. Un'altra pecca è l'assoluto poco riguardo per i dettagli e la trama che fa acqua da tutte le parti, perché se da una parte abbiamo la credibilità, dall'altra parte abbiamo la coerenza, e non ci sono nessuna di queste due cose nel film. E uno dei motivi per cui non ha fatto successo credo che sia proprio questo. Il problema delle lingue si sente anche in questo secondo capitolo. Infatti, non importa da dove prendete i personaggi, insomma da quale sia la loro nazione di appartenenza, una volta nel confine italiano state voi certi che parleranno italiano, quasi addirittura senza nessuna inflessione. Come fa ad essere credibile? Un altro problema principale è il fatto che hanno cambiato il target del pubblico, quindi da bambini ad adolescenti, senza però portare il tutto ad un livello superiore. Mi spiego, avete presente Harry Potter? Penso proprio di sì, anche solo per sentito dire. I primi film si basano su un pubblico di bambini, ma molto godibili anche da un pubblico adulto.
Mentre più si va avanti nei film, più il target cambia da adolescente fino ad essere adulto, diciamo. In questo caso, mentre nel primo film lo spettro del target è unicamente quello dei ragazzi, ma godibile, diciamo, dalla famiglia, in questo secondo film non è la stessa cosa. Infatti, questi ragazzi sono cresciuti e ormai sono degli adolescenti. In più hanno voluto aggiungere dei temi che non sono affatto per bambini, quali violenze, torture, alcol, scene di nudo. Ed ecco che ci scordiamo il film per famiglie. Quindi se togliamo i bambini, togliamo il film adatto alle famiglie, chi ti rimane sono gli adolescenti e gli adulti che però si aspettano un film alla Kick-Ass e quindi con l'epicità che ne deriva. E non c'entra niente il fatto che quel film abbia avuto un budget di 30 milioni di dollari. Perché la cosa fondamentale è la credibilità del film. E quindi neanche per niente. Non ci si avvicina neanche lontanamente a Kick-Ass. E quindi perché un adolescente o un adulto dovrebbe guardarlo? Questa è la mia opinione senza spoiler di questo film. Nella parte spoiler, come nel primo capitolo, analizzeremo le problematiche, quindi tornate dopo la visione. E iniziamo con la parte spoiler tra 3, 2, 1... Innanzitutto ammetto che le canzoni usate ci stanno molto di più del primo film, ma ancora non ci siamo. Stai rappresentando i russi. Perché non mi fai sentire la Russia tramite le canzoni? Anche fossero stereotipi va benissimo, ma fammela sentire. La scena con cui posso mettere di più a paragone è il personaggio di Madre Russia su Kick-Ass 2. Perché sebbene sia uno stereotipo, nella scena con le auto della polizia ha funzionato tantissimo. Si percepisce proprio. Comunque, siamo in Marocco, precisamente a Rabat. Vediamo la giovane Natasha che, subendo delle violenze, si ribella e scappa per la città. Insomma, in quei pochi fotogrammi apprendiamo che lei parla sia arabo che francese. Perché ci interessa lo scopriremo più avanti. Nel frattempo sono passati 3 anni e il cane di Michele è cambiato. Possibile che non hai trovato un cane simile? Tanto doveva fare una comparsa, non è che doveva essere l'attore principale. La madre è morta e in un primo momento ci viene fatto credere che è morta perché ha usato il telefono durante la guida. E io già lì mi stava per scoppiare un embolo perché è possibile, proprio una forza dell'ordine ha usato il telefono alla guida, non potevi trovare qualcosa di più credibile? Comunque Michele sta in terapia e Stella è così confusa da mettersi con Brando perché 3 anni prima gli ha rivelato che è stato lui a salvarla. Ma un po' di superficialità ne abbiamo? Soprattutto da quel personaggio non mi aspettavo una superficialità simile. Nel primo film, se vi ricordate bene, sono stati cancellati i ricordi di Stella, ma non sappiamo fino a che punto. E lei aveva già conosciuto questo ragazzo invisibile tramite gli starnuti. E quindi, alla fine proprio del film, lei sente Michele starnutire e gli va dietro. Il film ci fa intendere che andavano via insieme per conoscersi meglio. Quindi che succede? In questo secondo volume se ne sono dimenticati? Praticamente si trattano come 2 sconosciuti. E quindi penso proprio che se ne siano dimenticati, ma è assurdo! Hanno cambiato proprio un personaggio da così a così. A questo punto Michele che fa? Prende la sua tutina e li va a spiare. E tu dici, cavolo, a 13 anni gli stava perfetta, adesso gli starà piccola. Invece neanche per niente è come appena cucita e non ci viene data nessuna spiegazione in merito. Nel frattempo vediamo Andrei, il padre di Michele, in un flashback e ci accorgiamo subito che è cambiato attore. Secondo me l'attore del primo film si è rifiutato categoricamente di mettere la sua faccia su questo film, ma io la butto lì. Natasha si presenta in classe con doti attoriali uniche nel suo genere.
E scopriamo che non è stato Michele a salvarla perché non si conoscono. E quindi pensiamo per esclusione che sia stata sua madre. A questo punto analizziamo i fatti. La madre andava a prendere Natasha in Marocco per portarla in Italia e vegetare 2-3 anni il tempo di imparare l'italiano per poi farsi viva con Michele. Ma solo a me sembra una cosa ridicola e stupida, per non dire altre cose cattive. Per assurdo poteva sparargli un tranquillante sia alla figlia che al figlio, portarli in Russia, imparargli il russo e da lì spiegargli la tua storia e il tuo punto di vista. Fine del film. Invece no. Vabbè, comunque lui va alla festa, sta per rivelare a tutti dei suoi poteri, ma sua sorella lo ferma in tempo. Lo porta a casa sua, dove conosce per la prima volta sua madre. Finalmente qualcuno si è ricordato che se gli speciali usano i propri poteri, si ammalano, si indeboliscono e potrebbero anche morire. Se non fosse che nel primo film non è fregato niente a nessuno e lei spadroneggia con i suoi poteri ed è sana come un pesce, quindi cosa è cambiato? Perché prima farcela vedere in salute e adesso completamente malata? Non ha nessun senso. L'unica soluzione è che hanno finito le idee praticamente. Momento flashback, vediamo il padre di Michele che nel primo era sempre stato cauto e previdente, nel secondo è sconsiderato. Ma soprattutto, come ha fatto a non accorgersi che dietro la porta c'era qualcuno? Io posso capire se fosse stata cinetica, che con il pensiero e quindi non fisicamente ha portato la pistola, mi pare, fino a quel punto. Invece è una persona, quindi è assurdo, l'avrebbe dovuta sentire o comunque si sarebbe dovuto far venire il sospetto, essendo che era previdente e cauto. Poi, se volete farmi passare l'idea della musica, secondo me è una stupidaggine, perché è nella mente il pensiero, non è nelle orecchie che lo senti, ok? Quindi fatevi questa domanda: se voi oggi, in questo preciso istante, avete il mal di testa e mettete la musica alta, il mal di testa lo sentite ancora? Certo che lo sentite ancora, mica sparisce perché senti una cosa con l'udito. In ogni caso, vediamo un ricco russo che faceva parte del programma degli speciali, era uno dei finanziatori, che ad oggi si è dato all'industria del gas. Cosa? Cioè, secondo me si sono fumati qualcosa, perché come è correlata questa situazione? Più che altro, perché ci è spacciato fino adesso questa città come un paesino che vive sconfinato sulle coste d'Italia, che nessuno conosce, quando questa è una fornitura di gas importantissima, tanto che questo tizio avrà la scorta. Quindi qual è il senso di avere una fornitura di gas così importante in una cittadina sperduta sulle coste italiane? Che poi ad oggi qualunque città ha la fornitura di gas, a meno che non sei in montagna e sei davvero in un paesino sperduto. Quindi il senso, perché dovrebbe essere un evento così importante? Insomma, Michele deve rubare i piani di sicurezza della scorta e portarli a sua madre. E vengono introdotti nuovi personaggi a cui non frega niente di usare il proprio potere, perché non vengono né indeboliti né si ammalano, sono sani come pesci. Cioè, io vi prego, voglio sapere perché è stato scritto questo film in questo modo. Infatti vediamo questi personaggi che utilizzano continuamente questi poteri per rubare, per truffare, insomma tutti scopi personali che non hanno nessun senso perché non hanno ripercussioni. In ogni caso, il dottore ha finalmente trovato una cura per questi poteri, per non farsi indebolire da questi poteri che casualmente vi indeboliscono solo nel momento del bisogno, perché quando non ne hai bisogno li puoi usare ad oltranza.
Tra l'altro, in un laboratorio fatiscente è riuscito a trovare questa cura, mentre in anni e anni e anni di laboratori in Russia non ci sono riusciti. Nei flashback è ancora più incredibile questa storia, perché questi speciali hanno deciso di ribellarsi quando una loro compagna è morta. Mica prima, quando li torturavano, o ancora prima, quando sono stati presi contro la loro volontà. No, quando è morta una compagna. Ma come fa a essere credibile? Perché non prima? Le storie funzionano appunto quando, se ti chiedi perché non prima, hai una risposta. Invece qui non c'è nessuna risposta e infatti il film non funziona. Vediamo che vivevano di stenti, mangiano poco, vengono torturati, vengono chiusi nelle celle contro la loro volontà. Scappa? Cosa ti viene lì? Non c'è nessun motivo per restare lì. Poi anche il fatto che ci siano proprio due guardie in totale per tutto lo stabilimento è surreale. Come possono due o anche fossero 10 guardie a competere con dei poteri speciali? Non ha nessun senso. Ad esempio, ciao, sono cinetica, adesso ti rubo i fucili e ti sparo. Fine. Oppure, ciao, sono sonno, adesso ti addormento ed è finito il piano di fuga. Questi non so per voi, ma per me sono problemi gravissimi. Tornando al presente, vediamo che Michele è in palestra invisibile e vede una coppia seduta lì che non dovrebbe esserci. Non hanno nessun motivo per stare lì, ok? Questi due sono un uomo che normalmente ruba diamanti e una donna che normalmente svuota i casinò. Li osserva rubare un portafogli che, se no, avrà contenuto una cinquantina di euro. Se tutto va bene. Cioè, a questo punto i grandi pensatori del film hanno proprio pensato di mandare avanti il film in questo modo, ma è una stupidaggine. Chiunque se ne sarebbe accorto, a quanto pare, tranne loro. Infatti, con questo pretesto del furto del portafogli che conteneva una miseria, Michele li seguirà fino a casa della madre. Ma non è così che si fanno i film. Quando finalmente li vediamo intorno al tavolo, avviene il delirio più totale. Infatti si scopre che Yelena gli ha sparato di tranquillanti per rapirle. Ma non ha nessun senso, è lei al comando. Alzava il telefono, gli dici: ciao, presentati in Italia, che giorno X, ciccio cattivone, è lì da far fuori. Non ha nessun senso che lei li rapisca. È al comando. E tra l'altro è anche di loro interesse presentarsi per ucciderlo, perché è lui una delle cause per cui le hanno torturati e qualcuno anche ucciso. In ogni caso, la cosa più sconvolgente è il piano segreto. No, aspetta, il piano segreto, ovvero avrebbero fatto esplodere le condutture del gas, in questo modo avrebbero ucciso il cattivone e dichiarato guerra al mondo intero dei normali. In un paesino di sì e no 200 abitanti? Cioè, io veramente sono sconvolta da tanta superficialità, sinceramente. Cioè, non importa se questa cittadina sperduta sulle coste italiane visivamente è Firenze. Nel concreto è una cittadina sperduta con pochissimi abitanti. Quindi perché scegliere quel posto per dichiarare guerra? Ma vattene alla capitale, va a Roma, va a Milano, va a Mosca. La Russia ha più senso per dichiarare guerra, sono loro che ti hanno torturato fino adesso. Perché in una cittadina sperduta? Cioè, in linea generale dovrebbero scegliere un posto, un luogo simbolo. Ma questo non avviene perché... Tutto il film è fatto di fuffa. Anche Michele pensa che sia un piano fuori dal mondo e viene rinchiuso in cantina. Indovinate un po'? Nella stessa cantina in cui c'è il padre, che già
che è stato rinchiuso tutto il tempo lì fa ridere così, cioè è già ridicolo in questo modo. Ma in più ci dà il colpo di scena finale, ovvero che Yelena era in macchina con la sua madre adottiva e l'ha uccisa lei, quindi non era una disattenzione per via del telefono, ma l'ha proprio uccisa lei. Ma più che altro Giovanna gli risponde: Michele sceglierà sempre me. Ma in che senso? Cioè, lei è stata la prima, quando ha visto il padre naturale, a voler farlo conoscere a Michele, perché comunque era il padre naturale e se lo sarebbe aspettato che qualcuno prima o poi si facesse vivo. Invece adesso che compare la madre naturale gli dice no, sceglierà sempre me. Ma come fa a essere in linea con il personaggio? Io sono allibita. Comunque Michele a quanto pare ha allibito pure lui e con il suo secondo potere sfonda il muro e via che si va. Questa è la parte migliore del film, sia perché è piena di idiozie, sia perché finalmente c'è un po' di azione, quindi è tutto un po' più movimentato e c'è anche della comicità. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è quando il padre di Michele si mette alla guida nonostante sia cieco, perché Michele non sa guidare e quindi vede attraverso gli occhi del figlio, che chiaramente quando non guarda la strada sbanda, e l'ho trovata una cosa meravigliosa. Arrivano alla centrale denominata Caldaia. Noi come ce l'aspettiamo una centrale del gas che stanno inaugurando in questo momento? Prima di tutto ci sono gli operai, seconda cosa ce la immaginiamo come un posto nuovissimo, lo hanno appena costruito, deve essere nuovissimo. Invece ci viene presentato come edificio fatiscente con niente al suo interno tranne una specie di cassaforte. E non si sa questo gas da dove viene, come funziona, chi lo produce. Vediamo solo che da questa cassaforte parte il gas e va in città. Ma ormai la razionalità ha abbandonato tutto, non ce ne frega più niente di trovare spiegazioni. C'è il combattimento. Almeno i soldi degli effetti speciali sono stati ben spesi. E mi è piaciuto tanto quando quel gigante chiede a Michele se ha finito la benzina. Quello è stato molto bello. E poi, dopo la parte esilarante, si torna subito nel delirio più totale. Infatti c'è questo scienziato dei poveri che ha inventato un detonatore per incendiare il gas. Ma se a inizio del film il professore di chimica ti ha detto che basta una scintilla per dare fuoco al gas, a che serve il detonatore? A niente! Non ha nessun senso! Insomma, ve lo dico io che non c'ha nessun senso. Poi se c'è qualche chimico che sta guardando questo video, scrivetemi nei commenti se ha del senso. Insomma, nessun accendino di riserva, perché è chiaro che vai a dar fuoco a qualcosa senza accendino. E c'è questa scena assurda di Yelena che parte con la fiaccola e va a incendiare il gas, ma viene fermata da Andrei e muoiono in modo solitario impalati. In una scena con così tanto pathos che è come se guardi un giardiniere che taglia il prato, cioè il livello di pathos è lo stesso. E tutto finisce con Natasha e Michele che scappano in autobus, non si sa verso dove, non si sa con quali soldi. Fine. Vi piacerebbe, invece non finisce così, perché dall'altra parte abbiamo gli speciali che danno la caccia al cattivone. Quindi si appostano per fare un assalto a questo cattivone. La macchina di questo tizio non ha nessuna scorta, nessuna protezione e loro non usano i loro poteri da speciali. Si comportano da umani, ma il senso di questo? Ad esempio, perché quello che fa addormentare le persone non gli suona il clacson, così il guidatore si sarebbe girato, l'avrebbe addormentato, la macchina sbandava e moriva. Fine. No? Oppure perché Cinetica con la sua forza non ha fermato o
alzato da terra la macchina per poi portarla verso di loro e ucciderlo? No, perché quello fortissimo non ha fermato la macchina da solo? Le soluzioni erano tantissime, nessuna delle quali è stata fatta. A questo punto, sinceramente, mi è venuto da chiedere se davvero non fosse un male che questo film non ha fatto incassi e che quindi non ci saranno dei seguiti. Quello che è peggio è che davvero mi dispiace tantissimo. Ma voglio sapere chi diavolo scrive queste cose. Come fa ad avere un lavoro una persona che scrive queste cose? Avrei abbonato questa cosa se si fosse continuato con il target da bambini. I bambini queste cose non se le chiedono, non importano a nessuno e il film avrebbe funzionato alla grande. E quindi però dovevi togliere tutte quelle cose scomode e sgradevoli che non sono adatte ai bambini. Ma non è stato possibile portare questo tipo di contenuti e una trama così allucinante. Ha un senso se non ha avuto successo, questo deve essere chiaro. È una cosa gravissima, soprattutto per un prodotto che avrebbe potuto continuare in un franchising. Insomma, grazie per aver visto il video fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Nel frattempo sì, sono morta, ho sudato tutto il sudabile e ciao.